Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il lato oscuro del narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale. Qua sotto oppure qua sopra ci dovrebbe essere un pulsante con scritto iscriviti. Premilo, è gratis. Così rimarrai sempre aggiornata sui miei video dove parlerò di relazioni tossiche con narcisisti patologici, come riconoscerli e come gestirli. Terza ed ultima cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi, il lato oscuro del narcisista. Allora, partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Questo è bene ricordarlo perché comunque nella società di oggigiorno, nel mondo, ci sono comunque una parità di narcisisti patologici al 50-50 più o meno. Magari si dice che se al 60% sono più maschi, 40% più femmine, ma mettiamo che comunque sono molto molto diffuse anche le donne narcisiste patologiche, oltre che agli uomini. Ora, il punto, arriviamo subito al punto. Qual è il lato oscuro del narcisismo? Il sadismo. Del narcisista, il sadismo. Che cos'è il sadismo? Il sadismo è il piacere nel infliggere dolore agli altri. Allora, molta gente, molte persone credono che i narcisisti patologici siano inconsapevoli, che devono essere aiutati, che sono persone comunque umane. Assolutamente vero che sono persone umane. Però hanno un piccolo problema, che è appunto un disturbo di personalità, chiamato disturbo narcisistico di personalità. Il sadismo è la chiave per capire il disturbo narcisistico di personalità e per starne alla larga. I narcisisti patologici devono vedere gli altri come rifornimenti narcisistici, cioè devono succhiare l'energia e dei benefici dagli altri. Gli altri non sono visti come persone, ma sono viste come oggetti, come giocattoli da utilizzare. Quando ti scartano, una persona normale, se ci sono dei problemi nella relazione, ti parla, cerca di migliorare, cerca di salvare il salvabile. Un narcisista patologico o una narcisista patologica non gliene frega niente. Quando sei arrivata alla fine del ciclo, quando tu non gli servi più, per mille ragioni, perché stai facendo delle richieste, perché non sei più disposta a dare tutto senza ricevere nulla in cambio, oppure poco in cambio, quando magari nel frattempo ha trovato un'altra persona che gli dà dei benefit maggiori o uguali a te, più gestibile di te, perché attenzione, quando un narcisista patologico scarta, scarta sempre per qualcuno più gestibile, che qualcuno che non sa che è una persona che ha un disturbo narcisistico, quindi è impegnato da altre parti, insomma a te magari che sei vittima o a me che ci sono passato, non gli servi più. E a quel punto lì ti scarta, ma ti scarta in un modo che ti fa comprendere quanto per lui non sei mai stata nulla. Ti fa comprendere quanto non ti abbia mai amato e ti fa comprendere che non amerà mai nessuno. E questa è la sua condanna, condanna a non amare. Perché un narcisista patologico è una persona vuota, depressa e che si nutre dell'energia altrui. Il lato oscuro del narcisista, però, andiamoci nello specifico, è che quando ti scarta, tu gli stai comunque dando nutrimento narcisistico, perché lui ti scarta quando sa che tu sei innamorata o innamorato e lo fa in maniera netta perché vuole che tu pianga e lo rincorra, soffra e lo rincorra. Questo si chiama sadismo, perché gode nel vedere gli altri star male, perché prende nutrimento dal tuo dolore. Attenzione, se tu stai ferma dopo che ti ha scartato, non fai nulla, non lo insegui e continui la tua vita, tranquilla. Provi di essere tranquilla, ma so che c'hai molto dolore dentro, ma se tu non lo insegui, ecco che lui a quel punto lì ti inizia a ripensare. Perché l'ha già provato tante volte nella sua vita, il narcisista patologico, la narcisista, sa perfettamente che quando ti scarta tu starai male e lo inseguirai. E questo vuole rimetterti a posto, prendere potere, star sopra di te, perché lui vuole una relazione asimmetrica dove lui sta sopra e tu stai sotto e veder soffrirti. Quindi lui riprende il controllo della situazione, primo vantaggio per lui, e due, prende nutrimento narcisistico.
Il lato oscuro è questo, ripeto, il godere nelle sfighe altrui. Se tu sei stato a contatto con un narcisista patologico, che lo puoi trovare in amore, in amicizia, sul lavoro e ovviamente in famiglia, magari uno dei due genitori è narcisista patologico, lo vedrai godere quando agli altri scapitano delle sfighe, delle sfortune. Loro proprio entrano in una sorta di enfasi, una sorta di estasi. Cioè per loro è meglio del sesso, tolto che il sesso con il narcisista patologico, loro molte volte sono impotenti o se sono donne non raggiungono l'orgasmo, quindi anche il sesso non è di certo molto appassionante, soprattutto per loro, anche se sembrano fuoco e fiamme, molte volte non provano nulla, perché sono delle persone che non hanno empatia emotiva, quindi anche da quel punto di vista li fanno fatica. Ora, il sadismo, è questo il gioco, il punto. Quando vedi una persona che è accanto a te, che sogghigna quando gli altri capita una sfiga, che parla male delle persone alle spalle, che vedi che comunque ha una sorta di rabbia, molta rabbia interiore, perché le due caratteristiche interiori del narcisista sono la rabbia e l'invidia. Sono estremamente arrabbiati contro la vita e invidiosi degli altri. Quando tu vedi questo e quando vedi che gode nelle sfighe altrui, esci dalla relazione, perché quella rabbia, quell'invidia e quel sadismo, prima o dopo, verrà rivolto contro di te, nello scarto finale. So che si fa fatica, ma quando vedi che una persona dall'inizio che era carina e gentile diventa svalutante, cioè un giorno è dolce e poi sparisce delle giornate, un giorno è carina e il giorno dopo trova un pretesto per litigare, ma soprattutto tu ti senti sempre ansiosa, confusa e sbagliata. Il tuo istinto non sbaglia mai. Quando tu ti senti queste sensazioni interne comunque negative, spesso e volentieri, non darti colpe, perché un partner bravo è un partner che ti spiega quando sbagli e non che ti sta zitto dei giorni senza parlare oppure ti incolpa di tutto. Quando ti senti sbagliata, confusa e ansiosa, taglia la relazione perché è tossica. E il lato oscuro del narcisista è appunto il sadismo e verrà fuori quando ti scarterà, credimi. Stiamo uniti? Eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.